ASD Palermo Biliardi organizza una gara di categorie. Tantissimi qui partecipano a questo gioco meraviglioso e questa è un'associazione che promuove questo sport ormai da diverso tempo, Luciano. Siamo a Palermo da 4 anni e finalmente siamo riusciti a fare un qualcosa di bello che lo sport del biliardo mi ha fatto a livello sportivo, perché Palermo aveva perso un po' questa tradizione del biliardo sportivo. Qua siamo venuti a fare questa esperienza molto bella che sta crescendo, perché noi ci siamo visti già qualche tempo fa. Rispetto a prima sta crescendo molto. Oggi la gara c'è una gara territoriale chiamata così, è praticamente la provincia di Palermo che gioca qua a Palermo è valevole per le qualificazioni al campionato italiano che si fanno di solito a Saint-Vincent. A giugno c'è tutte le categorie del biliardo che giocano a Saint-Vincent e quindi questa è una prova fatta, gli atleti che vincono acquisiscono dei punteggi che poi alla fine serve per la classifica provinciale per andare a disputare il campione italiano. E voglio dire che ultimamente, negli ultimi anni, i campioni italiani siciliani sono stati tanti, quasi tutti. Io sono Ignazio Raimondi, sono un medico che dopo il pensionamento, nonostante continui a fare il libero professionista, però mi sono appassionato a questo bellissimo gioco che è il biliardo. Cosa l'ha portata qui? Portato perché frequento un circolo a Termini Imerese dove c'è un bellissimo biliardo, dove ci sono altri amici che giocavano a questo gioco, che avevano molto più esperienza di me e da autodidatta ho letto qualcosa, poi chiaramente ho provato. E mi sono appassionato, è un bellissimo gioco e ti crea associazione, ti crea un gioco tra amici nel senso di sfottò reciproci e chiaramente se si prende nel giusto verso, perché chiaramente poi ci sono delle condizioni in cui durante la gara ci può essere un po' di agonismo, però sostanzialmente crea la possibilità di socializzare, insomma, un bellissimo gioco. Parliamo del biliardo. Questa è una disciplina chiaramente non moderna che richiede molta metodologia, disciplina e attenzione, come ci diceva il nostro amico. Il nostro amico aveva perfettamente ragione. Pensi che io ho 92 anni e almeno sono 80 che gioco a questo biliardo. Fra l'altro le posso assicurare che ce l'ho nel sangue, perché avevo un fratello che giocava molto bene, papà mio che ancora prima che io nascessi era uno dei migliori giocatori d'Italia. Quali sono le emozioni che Sì, questo gioco le ha sì, sì. portato? No, ma guardi, io purtroppo sono diventato molto emotivo, un fatto che chiaramente è dovuto anche all'età, capirà, insomma, è una vita che vivo di biliardo e quando parlo di biliardo mi inebrio. Non posso fare altro che confermare quanto detto dal mio predecessore, è un gioco bellissimo e invito tutti i ragazzi a frequentarlo perché vale veramente la pena. Allora, vediamo che questo è uno sport che non ha età, dagli adulti ai giovanissimi. Sì, infatti, è uno sport che coinvolge tutti, soprattutto le persone più giovani, soprattutto i ragazzini che per adesso si danno da fare i 15-16 anni che si sono messi a giocare nel tavolo verde. Ed è una cosa molto bella per noi già che giochiamo da tanto tempo, vedere questi ragazzini che si stanno cimentando in questo sport molto bello, tranquillo e di grande classe. È un momento anche di condivisione, come diceva il dottore. Sì, condivisione perché è bello stare tra amici, stare in armonia e col tempo, giocando dopo tanti anni, diventa, diciamo, una famiglia.